Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono tornato e sto registrando questa volta con i miei che sono in casa. Quindi potrei essere un po', cioè insomma, non potrò gridare troppo, diciamo. Ah, ho già creato un'atmosfera, tirato giù persiane, tapparelle e tutto quanto, spento la luce. E siamo pronti a partire. Sono incazzato come una iena perché ho dovuto rigiocarmi il gioco da capo prima di capire che dovevo premere Hash per poter salvare. Ed in ogni caso siamo qui e continuiamo. Io qui tra l'altro vedo una freccetta che non deve essere nello schermo che registra. E vedo anche ci sono i soldi in basso a sinistra. Qua, yen. E qua ci abbiamo anche altre statistiche. Ma non servono a niente perché tanto ci ammazza in un colpo. Comunque vada, ci moriremo sempre in un colpo. Quindi vabbè, più o meno siamo nello stesso punto di prima. Andiamo su. Bene. Ah sì, qua. Ok, sì, aspettate. Ok. Ah, sì, questa. Tutte le robe che abbiamo già visto nell'episodio precedente. Sì. Ah, mi sono informato, grossa, sporco. Quindi, sì, l'ho fatto per voi, ragazzi. Grossa, sporco. Ok, torniamo dentro. Oh, ok, arriva il mostriciattolo, bene. Ah. Sì. Attimo, interrompo la drammaticità di questa scena per dire che ho inviato già dall'episodio precedente i Kryz come emissari in paesi lontani per cercare di capire e risolvere il problema del perché lo schermo non riesco a registrarlo intero. E non è ancora tornato con informazioni che gli ho chiesto di cercare, quindi dovrete vedervi magari lo schermo un po' più piccolo di come appare. Sì? Cosa? Sta venendo verso di me quella cosa? Come già detto nell'episodio precedente, se ero io mi buttavo dalla finestra, mi rompevo gambe e braccia, ma l'importante è andare via. No, sporco. Cazzo è sporco. Dai, grosso, sporco. Perché lo chiami sporco? Devo andare grosso. Ma saranno esclamazioni, immagino, grosso. Tipo, cazzo. Un secondino, fiori. Ok, la registrazione sta andando. Dovrei essere a posto. Bene. No, quella cosa è dietro di me. Devo correre. Dove posso nascondermi? Le dinamiche le abbiamo già viste nell'episodio precedente. Quindi salto e vado subito a correre. No, no, no. Ma dai, fottiti. Dovevo salvare. Ma vaffanculo, avete visto che stronzo, mi ha fatto le finte. Vaffanculo. Ah. Poi qui taglierò, quindi non parlo neanche. Fottiti. Ok, ricomincerò da qui. Sono riuscito a salvare nel punto proprio in cui sta entrando nella stanza. Vaffanculo! Tua madre è un uomo! Tua madre. Dio buono, ragazzi! Dio buono, ragazzi! Ci sono anche noob che, siccome i computer sono fatti bene, il mio c'ha le freccette che sono più piccole del solito. LOD. Madonna cara, allora faccio uno scatto da far paura. Ok, sono riuscito a scappare. Via, scappa bestia. Negli armadi fottuti! Perché non entri negli armadi fottuti? Sei una puttana! Vaffanculo! Tua madre è bloccata! Vaffanculo, tua sorella è bloccata! Episodio precedente, vi ricordate? Tua madre è bloccata! Tua sorella è bloccata! Vaffanculo, va! Riuscirò a fare il primo livello! Vaffanculo, piano di sotto! No, 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 mi sono intrappolato, mi sa. No. Nasconditi negli armadi, bestia. Perché c'è un. Non gliene frega un cazzo a nessuno. Vaffanculo, 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 vaffanculo. Tua madre è un uomo. Madonna mia, quando sono in trappola. Qui dentro. Ok. Ah. Sono riuscito a nascondermi per la prima volta. Vaffanculo, l'odio, ma l'odio. L'ansia, il disagio, tutto quanto. Beh. Dai.
Ho premuto spazio. Siamo riusciti a sopravvivere, ragazzi. Datemi un 5. Datemi un 5 virtuale. Ah, tra l'altro, tra di voi c'è un tipo che ci segue in particolare, il quale nickname inizia con la C. Che io non dico il tuo nome perché magari vuoi, proprio non vuoi neanche essere menzionato, perché c'è certa gente che proprio nei video non vuoi neanche essere menzionata. Comunque sia, se vuoi che ti saluti nel prossimo video, che io e Chris ti saluteremo nel prossimo video, scrivicelo nei commenti qua sotto, che così facendo sappiamo se vuoi essere salutato e con che nome vuoi essere salutato. Cosa? È mattina? Sono addormentata? La gente... quella cosa se n'è andata? Sì, ho vinto, ragazzi. Prima giornata, bro, volevi. Madonna mia, fare quella. Io ho sera anche solo un incubo. Andavo subito allo psichiatra, là. Seriamente, che cosa è successo la notte scorsa? Merda, mi sono dimenticato che volevo dire. Un sogno? Ma era così reale. E io mi sono nascosto nel. Mi sono nascosto nell'attaccapanne, nell'armadio, là. Alla fine quella cosa lì se n'è andata, immagino. Deve essere stato a Stray Dog, un cane randagio. Devo controllare questo posto di nuovo. Ah, ho trovato una chiave ieri. Dovrei trovare che cosa apre. Dovrei cercare di capire cosa apre. Quindi ci devo fare colazione. Colazione tedesca perché è strapiena di robe. Bene. Diario. Zacchete, salviamo. Io sono vestito da spiaggia, ragazze, perché devo andare via con i Critz e un altro nostro conoscente in spiaggia. Ok, quindi vediamo un po' cosa apre. Qui c'era il bagno. È bloccata. Dovremmo... No, vaffanculo. Ah, forse... Ne dubito che una chiave apra la cassaforte. Comunque sia, manco vale provare. Infatti non poteva aprire la cassaforte. Quindi qui mi dice che è blu. Non è vero che magari item, diario, medicina, sinistra, su. Oh, forse per aprire questa porta. Eh no, sta qua, mi ricordo io che non si apriva prima di un bel po' di tempo. Sta qua, cosa c'era qui dentro? La nostra camera da letto, vaffanculo. È bloccata? Tua madre è bloccata. Ok, item, chiave di qualcosa. Ok, questa parte qui la taglierò, lo sapete, vero? Ok, ragazzi, sono proprio bloccato qui, non so proprio in da che punto io dovrei, come dire, non so proprio dove andare a mettermi da questa chiave. Quindi interrompo qui la registrazione e la riunisco con un'altra dopo. Ok, ragazzi, sono tornato e ho scoperto cosa apriva questa chiave. Madonna mia, ce l'ho passato due volte, solo che all'inizio non avevo, tipo, dovevo andare a selezionare la chiave nel menu. Dannazione! Ok, oh, questa chiave qui entra qui dentro. Entra la freccetta, mi starete bestemmiando contro ogni volta che la lascio lì. Che stanza strana. Cazzo di niente, cazzo di niente. Vuoto, qui ci andiamo dopo sui vestiti che sono il pezzo forte. Ah, le cose per la faccia lì, le creme per la faccia che piacciono tanto alle donne. Un altro coso che serve per poter, vabbè, robe lì che interessano le donne, noi maschietti non ce ne frega, non è merita, minchia. I'm getting bony. Ah, sto diventando magra, devo mangiare un po' di più. Non è il momento per specchiarsi. Ok, non gli piacciono questi vestiti, lo specchio. Uno specchio grosso. C'è una nota sullo specchio. Tutte le cose belle sono finte, la bellezza è qui e si nasconde da qualche parte. Ok. Me lo dà anche per di qua? Ok. Ok, volevo soltanto un attimo cazzeggiare perché vedo che posso anche sedermi qua se volessi. Ok, andiamo a vedere qua invece. Rosa. Quindi rosa, messo in più rosso, non è il mio, non è il mio tipo di colore preferito. Verde è vecchio, ma è un colore carino. Potrei indossarlo dopo. Blu, un blu carino. Ok, quindi no, questi qua sono robe per la faccia. Vabbè,
Dannazione, mi ha bloccato di nuovo questo gioco. Aspetta, il blu. Lasciarlo dopo. Ah, aspettate un attimo, ok. Forse devo uscire perché sapete com'è. È bloccato. Ecco, lo sapevo io, guardate ragazzi. Uno stare un'ora a cercare convinti di trovare qualcosa. In realtà bastava cambiare stanza. Madonna ragazzi, fiero proprio. Ok. Sono Takamura. Cioè, qui è Takamura. Chi parla? Chi parla? Chiamante, quello lì che ti chiama. Ah, signorina Takamura. Sono. Ah. Hayakawa, i nomi giapponesi fieri. Come si sente? Come sta? No, non ci sono grandi progressi, ma sta andando peggio. Cosa? Ah, vedo, vedo. Quindi tu ti sei trasferita, giusto? Sono. Ah sì, sono stato qui prima, ho visitato questo posto, è un posto molto carino, abbastanza rilassante. Dovrebbe essere un bel posto dove potersi rilassare. In ogni caso, ho parlato con l'editore about... Ah, noi siamo una scrittrice, mi sembra. Con l'editore riguardo al binding. Binding a me sembrava quadro a dire il vero, ma io mi ricordo che siamo una scrittrice. Io ho faxato, gli ho inviato un fax. Gli ho inviato un fax stanotte. Gli invio un fax stanotte, stasera, per favore fallo. Allora, ciao. His source contact is. Vaffanculo. Grazie, Miki, per i termini. Ci fa imparare tutti quanti in inglese avanzato. Cazzo, bene fate gli insegnanti di ripetizioni quando avete Miki Takamura che ha termini magistrali. Ok. Sono sicuro che lui sembrasse abbastanza compiaciuto. Vorrei poterlo essere anch'io, ma sto scrivendo un romanzo. No, infatti, un romanzo e. Ah, sto scrivendo un romanzo che non vorrei scrivere. Ok. Come quella volta in cui volete andare alla cena di classe, però non avete voglia, anche se avete detto di sì. Stessa roba qui. Lo fai anche se lo vuoi farlo. Diario. Guardate. Ok. Ok, ragazzi, siamo riusciti a sfuggire al mostro. Io, facciamo così. Blocco qui la registrazione, ragazzi. E ci si vede al prossimo video. È stato un po' spompato su qua, ma devo andare via. C'ho i miei in casa. Non posso neanche mettermi a gridare come le altre volte scorse. E quindi ci vediamo. Ciao a tutti. State in campana. E scrivete nei commenti se volete che la serie vada avanti. Più per supportarmi che per altro. Ciao a tutti.